Eccoci qui, buonasera a voi cari telespettatori di Caffè TV 24, una puntata pre-natalizia con tanti giovani ragazzi e soprattutto con tanto sport questa sera, protagonista della nostra trasmissione televisiva. Vi ricordo come sempre, come tutte le nostre puntate, potete intervenire allo 049 7800 204 oppure con gli sms 342 533 9744, naturalmente scrivere anche a stammibene@caffetv24.it. Questa sera il ruolo importante, come dicevo, il protagonista è il medico dello sport, è la medicina sportiva. Diamo veramente questo valore aggiunto perché è proprio meritato e comincio subito con il presentare i nostri ospiti. Allora abbiamo la dottoressa Barbara Barra, specializzanda secondo anno presso la scuola di medicina dello sport e dell'esercizio fisico, azienda ospedaliera Università di Padova. Buonasera a lei Barbara. Poi abbiamo sempre una giovane dottoressa specializzata al secondo anno, la Claudia Favero, della stessa scuola. Buonasera Claudia. E poi abbiamo il dottor Maurizio Barnier, che è dirigente medico specialista in medicina dello sport e cardiologia dell'Unione Operativa Complessa Medicina dello Sport e dell'Esercizio. Buonasera a tutti. Buonasera. E poi abbiamo il dottor Francesco Savalla, specialista sempre in medicina dello sport, e poi il dottor Marco Vecchiato, specializzando al primo anno. Quindi abbiamo un neo specialista e tre medici specialisti in formazione in medicina. Bravissimi, i miei complimenti al dottore e dirigente medico che ha fatto anche un'esperienza con il calcio Padova, prima dicevamo, e ha pure un figlio che gioca a calcio, ma poi andiamo a disquisire meglio tutto quanto. Passo dall'altra parte, invece vi presento, vedete questi balzi di giovani, ma abbiamo anche allora il mister Otello Pancheri dell'Indomina Vigo d'Alzere, di questi pulcini fantastici. Buonasera a te Otello. E poi abbiamo Alessandro Tombolato, allenatore primi calci. Mattia Piva, responsabile del settore giovanile, ed Enrico Greggio, accompagnatore. Quindi c'è una rappresentativa dei pulcini 2008-2009. Devo dire che manca l'allenatore Fellet, che io conosco da vecchia data, quando ero giovincella, seguivo il calcio a Padova, c'era Pasquale Fanesi e Fulvio Fellet. Questi qui veramente non ce n'era per nessuno, andavano di qua e di là ed erano veramente molto molto bravi. Quindi Fellet, ti aspetto perché dobbiamo fare un amarcor dei vecchi tempi. Detto questo, parto carissimi con la medicina dello sport. Qual è il vostro ruolo? Facciamo capire bene a casa il ruolo del medico sportivo. Cominciamo da qui, e il vostro raggio di azione. Beh, posso parlare io allora. Sì. Medicina dello sport penso che sia considerata attualmente una delle poche branche specialistiche di prevenzione sul territorio. Devo dire, grazie all'azione non solo della medicina dello sport dell'azienda dell'Università di Padova dove io lavoro, ma anche delle ULS, di quello delle ULS, e anche ci sono anche dei centri privati che funzionano molto bene, riusciamo a valutare se esistono delle controindicazioni alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. In questo caso la non agonistica, diciamo che la pediatria di base, la medicina di base fanno praticamente un grosso screening che ci vengono in aiuto, e proprio dalla collaborazione che esiste tra strutture come le nostre, in cui interveniamo sia sull'attività sportiva agonistica sia su ragazzini che eventualmente hanno problemi, con questo dialogo intercorrente con la pediatria di base riusciamo, e con la medicina generale, riusciamo in qualche modo a controllare il fatto che questi nostri ragazzi possono andare in campo senza presentare problemi. Ecco, ma è sufficiente il pediatra? Io ti porto un po' la voce dei genitori che sono dietro le quinte, perché anche questi ragazzini, sì, non so, si allenano 3-4 volte, non so, a settimana. Potrebbe esserci qualcosa di nascosto, a volte si parla di morti improvvise, questo cuore, sebbene sono piccolini, però è sufficiente una visita dal pediatra oppure si può fare qualcosa di più? Cosa può fare il genitore per avere una maggiore sicurezza e garanzia? Perché oggigiorno i quotidiani si sentono di queste morti improvvise, eccetera. E sono tutelati? Basta il pediatra solamente? È fattibile fare qualcosa di più? Ecco, un consiglio da parte del medico, certo, sportivo. Allora abbiamo affrontato questo problema proprio con la pediatria di base. Benissimo. In particolarmente con i tutor, perché spesso da loro partiva un'esigenza di poter capire, prevedere
dalla conoscenza di particolari sintomi e anche di un semplice esame obiettivo, se esistessero delle condizioni in cui si potesse prevedere una patologia importante. E su questa base abbiamo costruito un percorso insieme che si basasse in parte sulla storia clinica del paziente, del bambino, che sicuramente il pediatra conosce molto bene in quanto ha il bambino proprio da quando comincia a nascere, dalla valutazione del tipo di attività fisica che fa questo ragazzo. Vuol dire, questi sono ragazzi che fanno i pulcini, però si allenano come ragazzi che vediamo noi quando entrano nella fascia di cioè, dell'agonismo. E l'evidenziazione di qualche sintomo, di qualche problema, fatto anche con un semplice questionario a cui abbiamo dato appunto alla pediatria di base una bozza su cui lavorare, faceva permettere al pediatra, con l'integrazione dell'ICG di base che attualmente è obbligatorio, il fatto se potevano prevedere a priori se questo ragazzino potesse avere un problema o no. Nel caso ci fosse un problema, noi offrivamo la massima disponibilità come medicina dello sport di poter valutare ad un secondo livello questi ragazzini. Chiaramente questi ragazzini, ad esempio, sono calciatori al di sotto dei 12 anni vengono considerati attualmente attività sportiva non agonistica, solo per una questione di praticità, perché se dovessimo visitare tutti i ragazzini, certo, che si avvicinano al calcio, penso che dovremmo triplicare, quadriplicare tutte le medicine dello sport. E quindi si è stabilito che solo oltre una certa età si potesse considerare un'attività sportiva agonistica, però sfido chiunque, possiamo chiedere agli allenatori, quanto sia l'impegno anche di questi ragazzi, e colgo anche il momento, visto che, di ringraziare le società sportive, perché grazie a loro, al loro volontariato, al loro entusiasmo, ci permettono di far praticare un'attività sportiva a questi ragazzi, e diciamo che l'inattività e la sedentarietà è uno dei problemi che più a noi medici ci preoccupa, in previsione anche di sviluppo di patologie future. Proprio grazie all'azione di queste società, certo, sportive che abbiamo sul territorio. Anche l'Organizzazione Mondiale della Salute dice attenzione, occhio alla sedentarietà, all'obesità dei ragazzi. Cioè, certo, proprio una... Riguardo adesso c'è la scuola che vorrebbe fare tempo pieno, ma se non inseriamo l'attività fisica obbligatoria quotidiana a scuola, rischiamo che questi ragazzi che escono alle 4 e mezza del pomeriggio non trovino neanche il tempo per poter fare un'attività sportiva organizzata. Purtroppo l'attività spontanea che io facevo quando ero ragazzino ormai è quasi scomparsa. È una desolazione vedere i patronati spesso vuoti, campetti vuoti, eccetera. Dobbiamo ringraziare proprio questa attività delle società sportive, e speriamo di inserire l'attività sportiva a scuola, che sarebbe una delle grandissime conquiste. Ecco, poi so anche che il CONI sta elaborando delle situazioni, perché chi non riesce magari, perché certe situazioni sono anche a pagamento, bisogna pagare un tot, ci sono delle famiglie che non possono pagare lo sport ai figli, e il CONI si sta adoperando per questo. Adesso non ho purtroppo il video, ma prossimamente farò vedere anche questo video, molto interessante per quelle famiglie che non riescono a fare lo sport ai loro figli, c'è la possibilità di farlo in maniera gratuita. Quindi il CONI è vicino anche ai ragazzini giovani, perché è proprio la loro materia prima, lo sport, per quel che riguarda il CONI. Detto questo, passo invece ai loro, che sono il futuro, certo, della medicina dello sport. Allora, per chi non ha mai fatto sport, quali accortezze deve avere prima di rimanere a letto magari due settimane? Pronto? Una telefonata? Ah, perfetto. Chi abbiamo con noi? Buonasera. Pronto, buonasera. Sono Simone da Torino. Simone da Torino. Io penso di sapere, lei deve essere il fidanzato di una dottoressa, secondo me. Ecco qua. Ecco qua, però io devo dire una cosa, ma sai perché lo so? Perché tu devi sapere che questi nostri bimbi sono nella maggioranza juventini, e tu sei un allenatore delle giovanili della Juventus. Della Juventus a Torino. Esatto, ah, esatto. Benissimo, benissimo. Ecco, la tua esperienza, che quali consigli vuoi dare a questi ragazzi? Che cosa ci puoi dire dall'alto della Juventus, questa grande squadra che ormai vince sempre, non ce n'è più per nessuno, voi della Juventus, veramente, ormai si sa già chi vince il campionato. Scusami, sì, noi facciamo sono leggermente di un'altra squadra.
Noi facciamo parte di quelli che sono gli istruttori della scuola calcio, quindi non coloro i quali sono i bambini che ovviamente poi si vanno ad allenare nel centro sportivo Juventus, ma la base, diciamo, di quello che poi potrà tirare su magari. È significativo, però, perché da lì nascono tanti campioni magari, oltre a far bene il calcio poi c'è sempre magari la chicca che salta fuori, ma lascio a te rispondere, prego Simone. Sì, diciamo semplicemente che a questa età, insomma, quello che dobbiamo insegnare noi ragazzini innanzitutto è la passione e il divertimento per questo sport, questi sono primari, e la vittoria non deve assolutamente essere una prerogativa sportiva a quest'età, soprattutto fino ai 12 anni, ma io direi anche oltre, perché poi c'è tempo, certo, per poter lottare per vincere. L'importante è che loro crescano con sani principi, sani valori, e soprattutto che i loro allenatori li sappiano far divertire. D'accordo con te Simone, però a volte io ho visto di quelle scene fuori dai campetti, ci sono dei genitori che veramente incitano troppo i figli, cioè anche il genitore deve mettersi a volte da parte e lasciare spazio all'allenatore, al vero divertimento del gioco del calcio, perché già in giovane età deve diventare il piccolo campioncino e questo non va bene. I genitori devono spronare al divertimento del calcio finché sono piccoli, a imparare i fondamentali, tutto quello, la tecnica, quello che c'è, che poi insomma un po' per volta, perché all'inizio poi diranno bene i nostri allenatori, non è che si impara più di tanto, perché insomma sono piccolini, però insomma poi da lì si va avanti. Tu non credi che a volte i genitori, sì, dovrebbero un po' farsi da parte? Io credo, la frase che dico sempre ai miei istruttori, perché essendo anche uno dei coordinatori, insomma, di uno dei centri dell'attività, è che noi dovremmo prima educare i genitori prima che i bambini, nel senso che molti genitori effettivamente hanno delle aspettative troppo elevate sui ragazzini, quindi dovrebbero assolutamente far sì che i bambini si vadano a divertire, non pensare a quello che può essere il risultato piuttosto che il ruolo in campo del bambino, e lasciarli esprimere appieno in quello che è la loro attività sportiva. E ricordiamoci sempre che quello che è fondamentale a questa età è che loro si muovano, come avete detto prima, e mi auguro veramente che nelle scuole si faccia come in Svezia, insomma, per esempio, dove c'è un'ora di attività al giorno di educazione motoria. È vero, è vero. Grazie Simone per la tua telefonata, tanti auguri di buone feste e continua a seguirci a Caffè TV 24. Se vuoi venire con la tua squadra qui a Padova, c'è spazio anche per te. Grazie. Ecco, un caro saluto al dottor Varnier e alla mia fidanzata. Sì, la teniamo d'occhio, è qui con noi. Ciao. Arrivederci. Ecco, allora ne approfitto Claudia, allora una tua visione su questa che è questa bella materia che tu stai studiando. Ecco, che cosa ci puoi dire nell'ambito riferito appunto all'attività giovanile, perché questa sera parliamo appunto dell'attività sportiva, nello specifico dell'attività giovanile. Prego. Allora, secondo me è importante appunto stimolare i bambini a fare attività sportiva, perché poi è un insegnamento, un'abitudine che si portano dietro per tutta la vita. Come abbiamo detto, li protegge sia dallo stile di vita sedentario nel bambino, ma soprattutto nell'adulto, e soprattutto li forma anche da un punto di vista comportamentale, che poi diventa importante in moltissimi aspetti della vita futura. Quindi più sport si fa, e meglio è in tantissimi aspetti, ecco. Benissimo, sentiamo anche la tua collega. Per chi non ha mai fatto la visita medico sportiva, come è fatta la visita medico sportiva? Che cosa fa il medico? E se ci sono dei traumi, magari mi faccio male durante una partita, eccetera, cosa fate voi? Dici che siamo curiosi, spieghiamo bene. Innanzitutto, come diceva prima il dottor Varnier, bisogna distinguere tra la visita non agonistica e la visita agonistica. Nella visita non agonistica viene effettuata una valutazione basata sull'anamnesi del bambino, in cui vengono indagati i sintomi che possono comparire durante l'attività sportiva o subito dopo aver fatto sport. E viene effettuato un ECG di base per valutare appunto la funzione del cuore. E nella visita agonistica invece vengono effettuati dei test in più, viene effettuata una spirometria per valutare anche la funzionalità polmonare, e viene fatto da noi a Padova un test sul treadmill, quindi viene fatta una camminata che diventa sempre più impegnativa, il treadmill aumenta sia di velocità che di pendenza in modo da raggiungere la frequenza cardiaca massimale, e il test viene monitorato durante tutta la durata con l'elettrocardiogramma appunto.
e questo è comprensivo anche dell'esame dell'urina, quindi viene fatto appunto una visita completa di questo tipo. E per questo è quello che si fa in ambulatorio. Chiaramente il medico dello sport è chiamato a lavorare anche sul campo, appunto, quindi come medico di gara o come medico sociale di una determinata squadra, e in quel caso appunto è chiamato ad intervenire nel momento di un traumatismo che avviene durante una partita o durante un allenamento. E poi puoi anche indirizzare per il percorso poi della fisioterapia, cioè dare indicazioni anche dopo il trauma comunque. Certamente, sì. Sì, in una squadra tendenzialmente vi sono più specialisti che cooperano tra di loro, non c'è solo il medico dello sport, ma spesso appunto c'è anche una squadra di fisioterapisti che fanno un programma di riabilitazione in base al tipo di trauma subito. Chiaramente poi se è una cosa grave deve essere valutata in pronto soccorso, devono essere fatti altri accertamenti di secondo livello, che nel campo insomma è difficile spesso benissimo attuare. Poi un'altra domanda, adesso passo ai nostri specializzandi maschi da questa parte. La domanda che sorge spesso, io mi metto sempre dalla parte dei genitori, ce ne sono moltissimi fuori, dietro le quinte. Qual è lo sport da scegliere per il proprio ragazzo, per il proprio figlio? Cioè, quale attività far fare? Perché a volte cominciano con con il calcio, finiscono con il basket, cominciano con l'atletica, vanno a finire, che fanno il pattinaggio. Cioè, non è così semplice. E poi, per fare queste attività sportive, c'è anche qualcosa da tener conto, che è la nutrizione. Cioè, cosa è bene far mangiare a questi ragazzi di questa età? Cioè, e dove deve stare attento il genitore? Cosa, come, dove e quando? Cioè, ti faccio queste domande. Cioè, in relazione all'attività sportiva, che tipo di alimentazione deve tenere il bimbo? E soprattutto come monitorare se il bambino sta facendo bene, se c'è qualcosa che non va? Che indicazioni ci potete dare dai vostri studi che avete effettuato? Punto di domanda. Allora, per prima cosa, sicuramente notiamo spesso che quando i ragazzini vengono accompagnati negli ambulatori dai genitori, succede spesso che il ragazzino non vuol fare lo sport per cui sta richiedendo l'idoneità, perché talvolta è obbligato dai genitori, perché i genitori vorrebbero che il figlio facesse proprio quell'attività. E allora mi è capitato di, per esempio, spesso fare la visita dei ragazzini che facevano calcio o rugby, ma che avevano una capacità aerobica, una resistenza all'esercizio incredibile. Infatti dicevo spesso, ma non fare calcio, vai a fare atletica piuttosto, puoi toglierti grandissime soddisfazioni, chissà un domani puoi andare alle Olimpiadi, devi essere ambiziosa nella tua vita. Allora, detto questo, ci riallacciamo al discorso di prima, sicuramente un ragazzino deve seguire quello che piace, deve fare quello che piace e poi anche la competizione che lo sport dà può far capire a se stesso se effettivamente è lo sport giusto o se invece è portato magari per un altro sport. Facciamo presente che ci sono degli sport che vanno a sviluppare, per esempio, se faccio calcio sviluppo più la parte inferiore, se faccio nuoto sviluppo la parte superiore, cioè ci sono delle, a seconda di quello che poi si va a fare, c'è anche la struttura del corpo che cambia. Esattamente, poi volevo dire anche un'altra cosa, noi ci troviamo oggi in una società in cui dai nostri genitori, comunque dai genitori in generale, ci viene sempre detto che noi possiamo avere il lavoro più bello del mondo, possiamo comprarci la macchina più bella del mondo, possiamo avere tutto. Allora, quello che manca oggi, secondo me, sono un po' i valori. Allora, perché è importante lo sport? Perché la cultura della sconfitta, cioè capire a una certa età che c'è anche la sconfitta, che non possiamo sempre andare a mille, che non è vero che possiamo comprarci tutto quello che vogliamo. Appunto lo sport in questo, secondo me, è l'esempio maggiore. Infatti, che poi tante volte chi non raggiunge quello che invece pensava di raggiungere poi va incontro, si deprime oppure ha problemi anche di natura psicologica. Lo sport appunto insegna che non sempre si vince, a volte si arriva anche secondi nella vita e non è un dramma, anzi questo fa parte poi della nostra vita, perché ci sarà sempre qualcuno più bravo di noi in ogni cosa che faremo. Quindi questa è, secondo me, una cosa fondamentale che lo sport incarna oggi.
Detto questo, per quanto riguarda la nutrizione, a seconda di che sport, che attività dobbiamo svolgere, o il ragazzo deve svolgere, se parliamo comunque di bambini a questa età, non è che ci siano delle grosse raccomandazioni. Spiego subito, è chiaro che evitare le merendine, i prodotti confezionati, sì. Quello che si sente sempre in televisione, siamo tutti assolutamente d'accordo e sposiamo questa linea. È chiaro che quando aumentano le richieste sportive, diciamo così, da parte devono aumentare le performance, allora l'atleta può iniziare un percorso nutrizionale particolare, mirato allo sviluppo appunto di determinate caratteristiche, perché l'alimentazione comporta anche lo sviluppo di muscolatura piuttosto che quindi per esempio di forza resistente oppure di ipertrofia, quindi a seconda di che sport e soprattutto quali sono le performance da raggiungere, è chiaro che la nutrizione ha uno scopo principale e primario. Però in un'età in cui ancora i ragazzini si divertono, vanno dietro un pallone, non mi sentirei di costringerli ad una nutrizione specifica, ok? Quindi chiaramente a frutta e verdura, che a questa età è difficile comunque farla mangiare. Però le raccomandazioni sono sempre le stesse, insomma, non mi sentirei di dire una dieta piuttosto che un'altra, assolutamente no. Marco, volevi aggiungere? Eccoci qua. Beh, due cose da dire ancora dal punto di vista nutrizionale. Viviamo in un'epoca storica in cui è possibile mangiare praticamente tutto a qualsiasi ora, quindi è importante anche da questo punto di vista di qui regolarsi. Viviamo in un'epoca dove anche alcuni stati, alcuni paesi sono soggetti a una vera e propria pandemia dal punto di vista nutrizionale, come il grande aumento dell'obesità nel mondo e anche nella fascia pediatrica. Per regolare questo, ovviamente, i genitori hanno un ruolo fondamentale, l'educazione deve essere non solo sportiva ma anche nutrizionale. E poi abbiamo anche la fortuna di vivere in un paese che la OMS indica come punto centrale della dieta mediterranea, appunto, una dieta che ha basata insomma su una piramide in cui i carboidrati, gli zuccheri, la componente proteica e la componente lipidica, i grassi, vengono distribuiti in modo percentuale, in modo tale che i carboidrati risultino la componente maggiore, poi quella proteica e poi quella lipidica. Questa percentuale può essere variata a seconda dello sport. Ecco, se è uno sport. Ti chiedo, è giusto non mangiare due ore prima della gara, anche per loro? Mi ricordo quando facevo il calcio, non si mangia due ore prima del... Allora, com'è? Io parlo da ex atleta. Siete atleti voi. Diciamo che non penso esista una regola universale, io dico che ognuno deve trovare la propria regola. Probabilmente arrivare alla performance sportiva a stomaco pieno non aiuta, poiché sarà coinvolta la digestione principalmente e il flusso sanguigno non andrà alla muscolatura, alle vie aeree, alla via ovviamente a componente cardiovascolare. Va detto che un'alimentazione moderata ma mirata prima dell'esercizio potrebbe favorirne la performance, quindi dipende. La risposta. Allora, intanto adesso io vado da questa parte perché abbiamo i protagonisti questa sera, bisogna sentirli perché sono venuti proprio per noi questa sera in questa puntata. Comincio allora da voi, dai mister. Allora, parliamo della rappresentativa Indomita Vigo d'Arzere in provincia di Padova. Abbiamo i Pulcini 2008-2009, questa bella rappresentativa, sorridenti, splendidi, splendenti. Poi mi raccomando ragazzi, il vostro nome, il vostro cognome, il giocatore preferito, salutiamo le morose e tutti quelli che sono a casa. Perfetto, cominciamo dal mister Otello Pancheri. Allora, buonasera a tutti. Dottore, io volevo sapere una cosa. Giustamente i ragazzi iniziano tanti sport. Esempio, no, non è in questo caso qua, però mi è capitato che arriva un ragazzo, fa calcio due volte alla settimana, va a fare rugby due volte alla settimana, va a fare nuoto una volta a settimana e più suona la chitarra o il basso. Cioè, secondo lei è possibile che un ragazzo
tenga i ritmi, perché succede così, dopo sa cosa succede? Che il ragazzo sceglie, più avanti che va, sceglie la meno fatica, quindi il calcio bisogna correre man mano che va avanti, il rugby bisogna correre, prendi botte e tutto quanto, e l'unica, o il basso o la chitarra fa meno fatica, perché loro sono leoni adesso, perché corrono mezz'ora, 40 minuti, possiamo fare anche tutto il pomeriggio e loro corrono sempre. Però a man mano che vai avanti con l'età, si tira indietro, giusto? E dopo non vai più fare calcio, che magari potresti avere un futuro più avanti. Cosa ne pensa? Non è sotto sforzo anche il ragazzo? Perché dopo, aspetta, c'è anche la scuola, perché a volte i ragazzi sono già stressati della scuola. E più tutto il resto, secondo lei... Guardi, secondo me il problema principale non è che facciano tanto sport, ma che ne facciano poco, sì. Questo è essenziale, nel senso che noi abbiamo il problema opposto in genere. Allora, io ricordo che quando giocavo da bambino facevo 2 allenamenti alla settimana e la partita, e giocavo anche in una squadra buona, giocavo nella Mestrina a suo tempo. Ma le dico che facevo molto più fatica quando facevo le partite tra i miei amici, non so, io ero in sezione F alle medie, giocavo contro la sezione A, giocavamo dalle 2 del pomeriggio fino alle 6 di sera, e non avevo neanche la forza poi di tornare a casa, rispetto a quando facevo l'allenamento. Esisteva un'attività spontanea quotidiana. Si tornava a casa all'1, si mangiava, alle 2 si usciva, la mamma diceva prima di buio, ma devi tornare a casa. Lei non sapeva assolutamente dove andassi, e noi giocavamo una volta a basket, una volta giocavamo a calcio, una volta si giocava anche spontaneamente, quindi c'era un'attività spontanea enorme. Il nostro problema attuale nella popolazione dei ragazzi è che l'attività spontanea è quasi scomparsa, purtroppo. E quindi dobbiamo organizzare noi l'attività sportiva di questi ragazzi. E nonostante la vostra opera, che è fondamentale, la vostra opera di società sportive, noi abbiamo la necessità di far fare attività fisica tutti i giorni a questi ragazzi. A noi capita, il problema principale è talvolta che vengono queste mamme a portarci i bambini, che scoprono per la prima volta che quando si corre viene il fiatone, e lo interpretano come fosse un problema. Stiamo arrivando a questo punto, quindi io non mi preoccuperei tanto se il ragazzino gioca a rugby, a calcio, suona la chitarra, eccetera. Anzi, devo dire, le scuole dicono che all'inizio bisognerebbe fare molte attività fisiche, perché ogni sport proprio porta un proprio apprendimento dello schema motorio. Non diciamo che Ibrahimovic faceva contemporaneamente calcio e arti marziali, e poi adesso lo vediamo fare queste azioni stupende, sì, no? Quindi devo dire, apprendere soprattutto nella fascia di età iniziale, cioè dalla scuola materna fino alle medie, tutti gli schemi motori possibili, potrebbe essere una grandissima risorsa per questi ragazzi, anche un tempo che potrebbero diventare in questo modo dei piccoli campioncini. Poi che alla fine dei 15 anni, 16 anni mi lasciano anche lo sport e si mettono a suonare il basso in una batteria, potrebbe anche andare bene, ma avrebbero un background culturale e sportivo talmente ampio che poi ritornerebbero allo sport quando poi diventeranno adulti. Io almeno la penso così. No, mi dispiace un po' sono d'accordo contraddirla, ma vediamo se c'è la telefonata. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? C'è la telefonata? È caduta? Intanto ricordo, potete interagire con noi 049 78 00 204. Ci sei? No. Non c'è. Babbo Natale è scomparso. Vabbè, dai. Allora, Otello Pancheri, procediamo di là. Allora, vediamo un attimo. È caduta la linea, non importa. Allora, perfetto. Buonasera, Enrico Greggio, e sono dirigente accompagnatore. Vediamo, Enrico, ti vediamo. Aspetta, ti vedono. Buonasera, Enrico Greggio, sono dirigente accompagnatore della sezione Pulcini 2008. Come si comportano questi ragazzi? Insomma, tiriamo le orecchie. È duro, ma con tutti, guarda, penso sia. Ecco, poi passiamo da questa parte. Eccolo qua. Alessandro Tombolato, io sono mister invece della categoria primi calci. Ah, mi è arrivato un messaggio, mi hanno detto che tu devi parlare. Cosa ci devi dire di tanto interessante? Dicono... Vorrei sapere chi vuole, io parli comunque. Non so, è anonimo qua. Comunque io, diciamo, mi occupo dei bambini ancora più piccoli di loro, quindi diciamo dei
di quelli che hanno il primo approccio al mondo del calcio, insomma. Quindi il mio scopo, come prima diceva Simone, era quello, oltre a farli divertire, perché quello è il nostro primo intento, è cercare, come diceva anche prima il dottore, di insegnare la coordinazione, quelli che sono gli schemi motori di base, quindi cercare di far sì che questi giovani atleti che si approcciano a un nuovo mondo che per loro è sconosciuto, in caso in cui poi non sia loro lo sport, abbiano comunque una base solida su cui poi svilupparsi, insomma. Poi quell'età lì è tutta una cosa ludica, poi quando cominciano ad essere adolescenti riescono a capire se veramente il calcio è proprio nelle loro corde e poi fanno le loro scelte. Esatto. Fino ai 10-11 anni, insomma, ancora lì per loro è proprio gioco. Passiamo al tuo collega. Sì, buonasera a tutti, io sono Piva Mattia e sono responsabile del settore giovanile, quindi ho a che fare con tutti i 170 nostri atleti e quindi ho la possibilità di variare in tutta la fascia di età. Ci tengo a dire che sono molto d'accordo con quello che ha detto, se possiamo chiamarlo collega, Simone, dell'istruttore Juventus, e per certi versi il nostro lavoro lo ritengo leggermente più complicato, perché loro vivono comunque in una realtà dove genitori e ragazzini sono consapevoli di essere alla Juventus, mentre invece per quanto riguarda noi spesso e volentieri il calcio non è considerato primario come la scuola, per esempio, e mentre invece lo sport in generale ha tanta importanza pari. Ci tengo a sottolineare che adesso la nostra società sta per inizializzare un progetto che si chiama A Scuola di Calcio, che è un progetto che vogliamo iniziare con le scuole, dove i nostri tecnici, che comunque hanno patentini, certificati e tutto, vogliono andare a far vedere in una lezione di educazione motoria come funziona un allenamento tipico calcistico alla base, quindi tra i 5 e gli 8 anni. Ed è importante vedere e comunque comunicare a ragazzi e bambini che per noi è soprattutto un'attività ludica nei quali i ragazzini imparano a muovere il proprio corpo, l'equilibrio, le percezioni uditive, tattili, che sono importantissime, perché spesso e volentieri, e con questo concludo, il nostro problema è che il genitore non manda immediatamente il bambino allo sport e magari lo manda quando comincia ad avere 11-12 anni e alcuni processi sono tra virgolette persi, per così dire, nel senso che sono molto, nei corsi che i tecnici fanno ci dicono sempre che lo sviluppo primario arriva sempre tra i 6 e i 10 anni, poi magari e poi chiediamo bene, Saranno meglio di me, ma così ci viene detto e spesso e volentieri arrivano alla fine di questo progetto. Benissimo, sei stato molto chiaro, poi mi riallaccio a te, adesso vediamo se abbiamo la telefonata. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Con chi parliamo? Parliamo con Dario da Torino. Dario da Torino, perfetto. Sei amico per caso del Simone? No, no, assolutamente, non lo conosco il Simone. Perfetto. Che cosa ci vuoi dire da Torino? No, io volevo chiedere innanzitutto fare un complimenti a tutta l'equipe medica. Dopodiché volevo fare una domanda a tutti loro e chiedere. Io ho due figlie femmine, Martina e Sofia, rispettivamente di 10 e 4 anni, che sport potevano consigliarmi per loro? Prego. Guarda, lo sport che talvolta non è facile capire lo sport che in realtà le ragazze, cioè le sue figlie, possono ma desiderare di più di praticare, ma quello ma che loro vogliono praticare. Devo dire, a me capita molto spesso di trovare delle ragazze, di una certa, ormai donne, che mi dicono: io avrei voluto giocare a calcio, ma la mamma non ha mai voluto portarmi a giocare a calcio, perché per una ragazzina giocare a calcio era considerato uno sport non adatto. La figlia della Cuccarini gioca alla Roma, per esempio, la Cuccarini, sì, è stata una danzatrice. No, sta cambiando, quindi devo dire anche uno degli scopi, è uno degli scopi della FIGC, riuscire a trovare, cioè a stimolare l'attività sportiva calcistica anche nelle donne. Però a prescindere da questo, parlo di calcio perché qui siamo in un ambiente di calcio dove abbiamo una squadra calcistica. Devo dire, non esiste lo sport da scegliere a priori. Devo dire, una combinazione di sport potrebbe essere la scelta migliore, e da questa combinazione di sport poi potrebbe nascere la scelta più indicata per le sue figlie.
Quindi possiamo iniziare con una danza. Si potrebbe anche fare la danza, bisognerebbe un po' capire anche la, cioè le caratteristiche psicologiche, di attitudine, sportfisica, diciamo, e psicologica. Mi scusi se la interrompo, diciamo che a questa età, 10 e 4 anni, le idee sono ancora un po' offuscate, ecco. Sì. Quindi il consiglio mio era chiederle appunto su che cosa potremmo indirizzarle, ecco. Beh, guardi, la coordinazione del movimento si può ottenere con molti sport, con molte attività fisiche. La danza è una di queste, ma potrebbero essere anche le arti marziali. A queste però potrebbero essere associate o anche la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica. È difficile poi scegliere uno sport proprio preciso. È chiaro che questo andrebbe associato a un'attività aerobica che sviluppi anche la porzione cardiopolmonare, e quindi potrebbe essere indicata l'atletica leggera oppure uno sport di squadra. Ecco, devo dire una cosa anche molto importante: la pratica di uno sport di squadra, perché diciamo che in una fascia di età di formazione come quella delle sue figlie, il poter partecipare ad un'attività di squadra le può formare molto anche da un punto di vista psicologico. La necessità di rispettare delle regole all'interno di una squadra, la bellezza di vincere con la squadra e di dividere il dolore di una sconfitta con la squadra, sono delle esperienze che in genere sono difficili da farsi in età un po' più avanzata e va fatta proprio in questa fascia di età, ed è estremamente formativa, perché anche nella vita poi dovremo collaborare con persone, vincere e perdere insieme agli altri. Ho capito. Ottima spiegazione, direi. Le faccio i complimenti, dottore. Grazie a te di Torino, continua a seguirci. Salutiamo allora tutti i piemontesi, perché sappiamo che siamo seguiti moltissimo. Lombardia, Piemonte, wow. Allora io faccio con l'effetto wow, passo di là e vado da loro, perché cominciano a parlare i nostri bimbi. Eccoli qua. Buonasera, con chi parliamo? Con Pietro Marzaro. Anni? 9. 9. Scuola, va tutto bene? Ma sì. Morose? Nessuna. Nessuna per il momento. Squadra preferita? Juventus. E te pareva. Ecco. Campione preferito? Cristiano Ronaldo. Ronaldo, non avevo dubbi. Andiamo invece, eccolo qua, lui mi sta... A te hai la faccia da uno che studia. È giusto? Ho sbagliato proprio. No! Ho sbagliato proprio. Niente da fare. Niente. Così. Come si chiama? Io mi chiamo Francesco Salata, gioco alla destra, il mio giocatore preferito è Cristiano Ronaldo e la mia giocatrice preferita è Juventus. Perfetto, nemmeno tumorose, niente, non ci sono. Ecco, invece questo qui è uno scavezzacollo, perché eccolo qua. Guarda, questo qui, tu secondo me sei un birbante di prima categoria, giusto? Il furbacchione, eccolo, guarda che faccetta che mi hai. Prego. Mi chiamo Alessio Perin, e la mia squadra preferita è la Juve, giocatore Cristiano Ronaldo e niente, morose. A scuola? Bene. A scuola bene, perfetto. Ecco, qui abbiamo la simpatia fatta persona, eccolo, guarda. Io ti porto a casa e ti metto proprio a casa mia, perché così mi fai sorridere, ecco. Mi chiamo Riccardo Pinato, la mia squadra preferita è la Juve, a scuola va benino. Il mio giocatore preferito è Cristiano Ronaldo. Sei sincero almeno tu? Ma senti, ma ne stai fidanzate? Niente. No. Neanche una. Meglio non parlare. No, dobbiamo stare zitti. Allora, lui invece, guardate il look di questo bambino, già il capello lungo, biondino, faccia d'angelo, ti vedo proprio bello. Ecco, c'è già il nome della Carolina. Intanto dai, vediamo, prego. Mi chiamo Francesco Gambalonga, la mia squadra preferita è la Juventus, giocatore sembra Cristiano Ronaldo. Morose no? E a scuola tutto bene. Ecco, vuoi fare qualche domanda ai nostri medici? Pensate se avete qualche domanda da porre. Pensateci bene, perché so che voi siete molto intelligenti. Passiamo alla. Ecco, invece lui sembra qui passato per caso. Eccolo qua. È proprio capitato. Io ti vedo. No, guarda lì, fatti vedere che sei bellissimo. Eccolo qua. Vai. Dai. Mi chiamo Edoardo Scarso. Ah, per quello dici.
Scuola va così così. Il mio giocatore preferito è Ronaldo. Anche tu, Juventino? Sono attaccante, tutti i ruoli. Ah. Tu hai il mister Pancheri? Sì. Com'è? È vero che mister Pancheri vi fa fare tre giri del campo quando siete non siete sì. bravetti? Sì. Soprattutto lui. Soprattutto tu. Aiaia. No. Vabbè. Passiamo, allora, passiamo da questa parte. Sì, guarda. Eccoci qua. Andiamo qui. A te che così. Ecco. Bello questa. Guarda, ti vedo proprio una pettinatura, proprio effetto wow. Qui abbiamo proprio un gentiluomo. Abbastanza. Dai. Abbastanza. E mi chiamo Lorenzo Zecchini. Prego, premi il microfono su. E dopo cosa? Anni? Ah, ho 10 anni. Ecco, a scuola va bene? Abbastanza, dai. Abbastanza bene. Squadra del cuore, la so già, la Juventus. E Padova. Oh, fila! Oh. Ecco, abbiamo già cambiato. Allora, c'è, sei tifoso, di un, c'è un giocatore, un mito? C'è qualcuno, c'è, vorresti assomigliare a qualche giocatore? Non so. Il tuo ruolo, hai detto? Ma attaccante. Attaccante anche tu. Ah, quindi hai il tridente, no. Otello, cos'hai davanti? Perfetto. Allora. Benissimo, passiamo allora da quella parte. Zitti, se no non si sente niente. Salve, il mio nome è Gianmarco Fattore e la mia squadra preferita è il Milan. Oh, applauso! Applauso! Sai che qui sei nella tana dei milanisti, perché tutta la nostra TV è milanista. Ecco. E poi il mio giocatore preferito è Suso. Ah, non male. Ottimo. Poi fidanzate, no? No, troppo presto. E poi guarda. Io gioco terzino, anche detto il difensore o sinistro o destro. O anche a volte in mezzo. In mezzo, dipende da dove c'è, c'è bisogno. Sì. Beh. E poi a scuola... Ti vedo agguerrito, sì, ma ti vedo vado che bene. Sei agguerrito, hai spiegato bene. Molto bene. Adesso questo qui che io l'ho già visto, lui si fa sempre notare, eccolo qua, tu già dimmi, perché lui è già stato in TV, mi ha già detto, sì. Quindi ormai qua sei di passaggio così solamente. Prego. Vado col nome? Sì, vai. Mi chiamo Francesco Greggio, gioco difensore centrale. La mia squadra preferita è la Juventus, il mio giocatore preferito è Ronaldo. E... Sei in cerca di fidanzata, ma al momento... No, la fidanzata meglio non parlare ancora. Ah, non parlare, perfetto, c'è tempo. Sì, meglio. Ok, benissimo. E comunque quando gioco con questa difesa non è che sia una mia. Oh, perché... Passiamo. Benissimo, dai. Mi chiamo Marco. Sono difensore sia centrale sia destro sia sinistro. Chi è il tuo parrucchiere? Io non ho parrucchieri, c'è mia mamma che fa il parrucchiere. Brava tua mamma. Infatti proprio... da piccola voleva fare il parrucchiere. Ah, vedi che ci ho tagliato giusto. Ecco. Il mio giocatore preferito è Bonaventura, tifo il Milan. Bravo. E niente, spero che la mia squadra arrivi prima. Benissimo, anche perché poi ci sarà il premio del presidente. Il sogno che non arriva mai. E tu che ne sai? Attenzione che coprite, attenzione. Ecco qua. Allora, mi chiamo Giacomo e ho 10 anni. La mia squadra preferita è la Juventus. Il mio giocatore preferito è Ronaldo. E saluto tutti quelli che mi guardano, che ci stanno guardando. Soprattutto il nostro allenatore Fulvio Felletta. Ecco, lo saluto anch'io, è sempre un grande. Ciao, io mi chiamo Mattia, tifo la Juventus, ho 10 anni. A scuola, bene. A scuola vado benino. Ecco, bene. Faccio il portiere. Ecco. Saluto la mia maestra. Perfetto. Adesso qui abbiamo il biondino, magari vuoi alzarti così ti vedono meglio? Eccoci qua, perfetto, ecco. Guarda che occhi di ghiaccio che hai, splendido. Proprio. Splendido, la faccia da birbante ce l'hai tutta. Sì. Ecco, un bel primo. Guarda che Riberto, guarda che occhio che mi hai. Sarai splendido. Ecco, con quegli occhi lì farai delle stragi più avanti. Vai. Mi chiamo Giorgio Cecchinato. Il mister mi fa giocare un po' di tutto. Sei jolly praticamente. Abbastanza. Ma tanti giocatori che hanno fatto strada facevano il jolly, dopo sono diventati veramente i numeri uno.
Bravo, di fidanzate bravo. Ne sto cercando. Ho 9 anni e a scuola va tutto bene. Perfetto, sei troppo forte. Anche qua, eccolo. Mi chiamo Mattia Vasilacche, ho 9 anni, la mia squadra preferita è la Juventus, idolo Cristiano Ronaldo, e a scuola va bene. E morose non ce li ho. Beh, troveremo senz'altro. E lui, eccolo qua, un altro me lo porto a casa anche lui, eccolo qua. Ecco, lui è l'intellettuale dei pulcini. Ecco, non sa neanche, ecco, di là, guarda là. Ecco. Il mio nome è Nicola Rosato, la mia squadra preferita è la Juventus, il mio idolo è Szczęsny, e la scuola va tutto bene. Faccio il portiere. Anche tu. Ma sì. Sai che il portiere ha una bella responsabilità. Sì. Come si fa a parare bene sta palla che arriva? Cioè quando tu vedi l'avversario, dove ti butti? Al centro, a destra, a sinistra? Bisogna guardare la palla, dove va e capire dove la tira. Applausi. Applausi, applausi. Fantastici. Fantastici. Abbiamo la domanda, adesso prego, prego. Io avrei una domanda, cioè adesso che si stanno avvicinando le vacanze di Natale e non abbiamo più allenamenti, per stare più in forma, cosa, che tipo di preparamento bisogna eseguire? Allora, beh, importante è mantenere sempre un'alimentazione corretta, no? È chiaro che il giorno di Natale si può mangiare un po' di più, però bisogna cercare di mangiare in modo sano. Ricordo sempre la frutta e la verdura fresca, che sono fondamentali, e poi mangiare un po' di tutto, un po' di carne bianca, un po' di pesce, e cercare di fare una buona colazione, è una cosa fondamentale. Poi per l'attività fisica devo dire una cosa, bisogna sempre mantenere i muscoli attivi. Devo dire che potrebbe essere, visto che fuori fa anche un po' freddo, eccetera, potrebbe essere utile fare degli esercizi, giocare molto con la palla, migliorare un po' la tecnica. Se magari avete delle difficoltà a calciare con il sinistro oppure con il destro, una volta usavamo il muro di calciare, giocare molto, avere un po' di sensibilità in questo modo qui. E magari fare una telefonata anche agli amici per trovarsi a fare una partitina insieme, se è una bella giornata, invece giocare alla PlayStation, trovarsi fuori insieme, organizzare una bella partita. Purtroppo io non sono della Juventus, ma devo dire, potete fare una partita in famiglia, che non so, Juventini contro Juventini, vi trovate e fate magari un piccolo torneo e vi trovate a giocare un po'. Non rimanete fermi, perché è una cosa importante, dovete muovervi, che è una cosa importante, facendo un'attività sportiva che dia gioia, che divertimento, eccetera. Questo è il consiglio che vi posso dare. Poi qui abbiamo messaggi, 2 milanisti in una squadra di Juventini, tenete duro, firmato l'interista, un messaggio arrivato in regia. Vorrei dire che il responsabile dell'Indomita, Piva Mattia, ha fatto proprio un intervento interessante, da apprezzare il progetto calcio nelle scuole, da dire che è anche un bel ragazzo. Eila, qui abbiamo, qui veramente. Poi una domanda per il professore, mia figlia è affetta da epilessia, esistono controindicazioni all'attività fisica? Tony? Buonasera, vorrei un intervento del signor Tombolato Alessandro sull'argomento. Vediamo allora cosa. Allora rispondiamo per l'epilessia. Sì, sì, sì. Allora, la prima cosa è l'epilessia, bisognerebbe capire che tipo di epilessia e se è in controllo farmacologico oppure, sì. Oppure no. Supponiamo che sia in controllo farmacologico, cioè che si sia trovata la terapia adatta e la ragazza sia libera praticamente da episodi critici da un po' di tempo, diciamo. Se è libera da almeno 6 mesi dall'ultimo episodio, obiettivamente le attività sportive praticabili non c'è una grossa limitazione, devo dire si cerca di eliminare quelle attività sportive che potrebbero avere un rischio intrinseco, cioè è chiaro che un'attività non so, in ambienti straordinari come il mare, l'alpinismo eccetera, no, però un'altra, magari si potrebbero escludere anche quelle attività in cui ci possa essere una traumatologia spiccata, quindi quelle arti marziali in cui ci possa essere una,
non so, il pericolo di una traumatologia a livello cerebrale. Per il resto può praticare qualsiasi altro tipo di sport. Abbiamo tantissimi ragazzi con epilessia che praticano le più svariate attività sportive, e quindi l'importante è che ci sia una situazione di controllo della patologia e che quindi ci sia una questione di stabilità. Noi seguiamo molti ragazzini con epilessia. Se vuole che venire anche da noi a fare la visita e avere un indirizzo, siamo perfetto, pronti a valutare. Ecco, poi adesso i ragazzini hanno un'altra domanda, poi sì. Volevo anche chiedere per quelle persone che hanno della disabilità, come possono fare l'attività sportiva e poi anche incentivare, ecco, non all'abbandono, perché sappiamo che molti abbandonano l'attività sportiva, ma cercare di far capire il ruolo importante, l'abbiamo detto finora, ma stiamo concludendo la puntata, l'attività fisica sportiva quanto importante sia per il benessere della persona. Lo facciamo dire agli specializzandi, certo, perché certo. Sennò poi mi tirano le orecchie, certo, dall'azienda, sì, ospedaliera, sì, sì. Allora, la domanda per gli specializzandi, prego. A me non era tanto chiara la risposta che aveva chiesto Salata, Francesco Salata, su cosa facevi, come, cioè, cosa bisogna fare per mantenersi in forma durante le vacanze di Natale, intendi, cioè che se abbiamo, cioè, mi era chiaro, che se abbiamo dei momenti liberi durante la giornata, possiamo, non so, andare con degli amici, fare una piccola partitina. Certo, andare con gli amici, fare una piccola partitina, 2 contro 2, 3 contro 3, e poi se siete da soli invece sviluppare la tecnica, palleggio, sì, tiro con, sì, il muro, diciamo, c'è lo sviluppo della coordinazione, il tiro. Se uno non sa calciare di sinistro, sì, se calcia 300 volte col sinistro contro il muro, impara a calciare di sinistro. Ma invece, se non avete nessuno, se invece riuscite a coinvolgervi, dice andiamo al campetto, 2 contro 2, 3 contro 3, facciamo un torneo, mettiamo 2 porticine piccole, che basta mettere anche due birillini, e giochiamo. E vediamo poi chi è che vince il torneo. Quindi poi una specie di allenamento per amici? Sì, bravissimo. Giocate, ma giocate per divertirvi, cioè non dovete fare i giri del campo quando siete con voi, giocate a pallone come giocavamo noi, cioè, quando eravamo piccoli, questa attività spontanea proprio per divertirsi, per il piacere di giocare a calcio. Ecco, poi passiamo allora il microfono al mister. Nel frattempo avevo chiesto sul, sì, discorso di chi purtroppo ha qualche disabilità, però naturalmente ci tiene comunque a fare un'attività sportiva, perché lo sport fa sempre bene. Chiediamo ai nostri colleghi, prego, chi risponde? Francesco, il grande. Io. Beh, allora, sicuramente anche per la categoria dei disabili vale tutto quello che abbiamo detto, quindi se è possibile azzerare la sedentarietà, ma nei disabili io farei un altro tipo di discorso, più che sport parlerei dei benefici dell'esercizio fisico, perché è chiaro che anche alcuni disabili poi raggiungono dei livelli, certo, elevati di sport, di agonismo, cioè, ci sono anche l'Olimpiade, le Paralimpiadi, esatto, esattamente. Quindi parlerei più di esercizio fisico in questi soggetti portatori di disabilità. E è chiaro che a seconda della disabilità va indirizzato verso uno sport più sicuro, perché sì, ovviamente non possiamo prescrivere lo sport uguale per tutti, perché ognuno porta una disabilità differente. Però comunque mantiene le capacità residue che tu hai, per non perderle. Assolutamente. È importante veramente fare questa attività. Assolutamente sì. Perfetto. Otello, volevi aggiungere? Sì, no, volevo rilassarmi ai ragazzi che dicono cosa devo fare. Il problema è che mangiano troppo, quindi io li ho anche abituati bene, perché dico sempre, se giochiamo bene vi porto le caramelle. Il problema è che finito, noi abbiamo il terzo tempo, che finito la partita si mangia tutti insieme, no? Ma si mangia di tutto, ma il problema è l'alimentazione, che è sbagliatissima, perché finito l'attività sportiva, mangiare o patatine o altre cose che è meglio evitare, roba gasata. Quindi quello là è il problema, adesso sotto le feste, tra cene, pranzi e tutto quanto, è là che il ragazzo diventa un po' più pesante, o sbaglio?
Quindi bisognerebbe tornare alle buone abitudini, pane e marmellata invece che le schifezze, vero? Prego. Fina, vorrei dire che il problema non è solo durante le feste, cioè, molti dicono che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma si ingrassa da Capodanno a Natale, no? E anche uno magari fa più attenzione durante le feste, ma il problema è durante tutto l'anno. Sicuramente bisognerebbe incentivare i bimbi a mangiare la frutta e la verdura, ma soprattutto perché sono le cose che anche migliorano le performance, li fanno stare meglio e li fanno quindi anche crescere e sviluppare le capacità sportive. È strano che non vogliano, ovviamente le patatine sembrano più buone su breve termine, ma i ragazzi che imparano a mangiare bene da piccoli hanno una prospettiva sportiva sicuramente migliore, quindi dovrebbero fare un sacrificio iniziale e che gli porta benefici poi a lungo termine, ecco. Una cosa che vorrei sottolineare poi è l'importanza dell'idratazione, e basterebbe solo acqua, anche non eccedere nelle bevande zuccherate o con chissà che integratori, ma dovrebbero bere molto, e questo potrebbe anche regolarli un po', aiutarli a gestire l'appetito anche. Ecco, poi mi è arrivato un messaggio, mi dice: e io che non sono più giovane, che cosa devo fare? Vi siete dimenticati di noi? Che cosa diciamo? Aiuto. Che la terza età, ecco, chi mi risponde? Voi due avete risposto meno? Barbara. Beh, innanzitutto va detto che la medicina dello sport non riguarda solamente gli atleti, ma riguarda la popolazione in generale e quindi anche alcune categorie di pazienti, in cui c'è evidenza che l'esercizio fisico porti dei benefici sul breve e soprattutto sul lungo termine. Quindi qualsiasi persona è candidabile a una prescrizione eventuale di esercizio. Sì, sono d'accordo. Sì, nel senso che la prescrizione di esercizio può essere effettuata proprio come se fosse la prescrizione di una medicina, cioè tante patologie croniche come il diabete, l'ipertensione, l'obesità, i trapiantati, una serie di categorie di pazienti al posto dei farmaci o congiuntamente ai farmaci possono fare devono fare dell'attività fisica proprio per ridurre l'incidenza di queste malattie e le complicanze. Volevo aggiungere solo una cosa: è chiaro che con l'aumentare dell'età i fattori di rischio per eventuali patologie aumentano, quindi prima di cimentarsi in qualsiasi attività sportiva è opportuno fare una visita adeguata e soprattutto una visita medico sportiva con un test da sforzo massimale che possa escludere l'eventuale presenza di controindicazioni all'attività sportiva. Questo è fondamentale. Se è importante nei ragazzini piccoli, lo è probabilmente ancora di più nell'età più avanzate, dove l'incidenza di malattie cardiovascolari cresce, e quindi è utile poter praticare un'attività sportiva in assoluta tranquillità. E quindi una visita preliminare presso una medicina dello sport si può accedere tranquillamente con una cifra molto molto anche poco cospicua. Si può veramente fare una valutazione sportiva per poter poi avere un'indicazione di massima sul miglior tipo di attività fisica o sportiva da praticare. Questo volevo solo aggiungere. Poi professore, volevo dire anche per quelle persone che sono a casa, che hanno le problematiche di pressione e di diabete, lo sport aiuta tantissimo, perché tante persone hanno il diabete a casa e ipertensione a go-go. Cavolo, fate sport! Certo, certo. Devo dire, io dico sempre che l'esercizio fisico, lo sport è una medicina, è una delle medicine migliori, che però va presa con il dosaggio opportuno. Se esageriamo nel dosaggio possiamo avere, come tutte le medicine, degli effetti collaterali. Se invece assumiamo il dosaggio più indicato per noi possiamo avere degli ottimi effetti, soprattutto riducendo il rischio di diabete, di ipertensione, abbassando i livelli di colesterolo e riducendo il rischio per le principali malattie cardiovascolari. Devo dire che oltretutto ci sono anche effetti sull'umore, riduciamo il livello di depressione, siamo molto più felici, affrontiamo la vita molto più contenti, abbiamo una maggiore percezione proprio di benessere, come si suol dire, di wellness, come dicono gli inglesi e gli americani. È fondamentale utilizzare l'esercizio fisico come una medicina da prendere. Come siamo abituati a mangiare, dovremmo anche fare esercizio, cioè dovrebbe venirci di abitudine fare sport, dovremmo allenare il cervello, perché a volte il nostro cervello ci imbroglia e dice no, non farlo, invece bisogna farlo. Allora, stiamo chiudendo? Allora, chi è che vuole parlare?
Tutti vogliono parlare. Dai, vediamo se ce la facciamo. Quindi in pratica non bisogna mangiare cose. Bisogna mangiare cose salutari, devi parlare, esatto, con i tuoi genitori e fare in modo che la mamma e papà ti diano le cose buone che hanno valori nutrizionali indicati alla tua età. Va bene, lasciamo allora il microfono agli altri perché stiamo chiudendo la trasmissione. Eccoci qua, adesso inquadriamo subito. Mattia Piva. Sì, io volevo fare una domanda che ci poniamo spesso, che dopo purtroppo noi non siamo completamente competenti e di cui abbiamo brevemente parlato all'inizio della trasmissione. La domanda è, il discorso della visita agonistica e non agonistica, ok, mi sembra di averla capita da ciò che è stato detto prima, e brevemente è stato inserito da 2 anni anche l'elettrocardiogramma nel caso della non agonistica. La mia domanda era, ma come mai non viene effettuata la prova sotto sforzo per quanto riguarda i più piccoli? Perché teoricamente non dovrebbero avere problemi, se vogliamo dire, o insomma, ecco. Molto interessante la tua domanda. Perché comunque si presuppone un impegno cardiovascolare di natura lieve e moderata a quell'età, anche se poi, come abbiamo detto prima, come ha ribadito il dottor Varnier, anche al di sotto dei 12 anni talvolta l'impegno fisico durante gli allenamenti è molto importante, quindi il razionale è questo. Quindi al di sotto dei 18 anni, per esempio, altri sport hanno una soglia, o meglio, un cutoff di età differente. Per esempio alcuni sport hanno 8 anni addirittura, in cui al di sotto degli 8 l'impegno cardiovascolare di natura lieve e moderata, mentre dopo gli 8 anni è obbligatoria la visita agonistica, perché si presuppone un impegno cardiovascolare elevato. Questo è razionale. Perfetto, hai risposto benissimo. Allora, abbiamo terminato, è volata. Allora, l'appuntamento mercoledì 26, siamo comunque in onda, vediamo con che cosa, adesso parliamo con la nostra regia. Anzi, devo ringraziare la regia perché tutto questo accade grazie a Davide Maggiolo, Eriberto Andretta, Otello Pancheri e il nostro meraviglioso direttore Massimo Righetto. Allora, io vi ricordo che anche durante le vacanze Stammi Bene c'è, potete vedere le repliche su anche YouTube eccetera, e scrivere naturalmente a stammibene@tv24.it. Mi sono persa un po' il palinsesto, per cui domani penso ci sia il collega Salmaso. C'è Salmaso domani sera? C'è! Allora non perdete La Politica domani sera con Alberto Salmaso. Adesso tutti qui da me, perché saluti. C'è anche Casa Caffè venerdì. E invece Caffè Sport è andato in vacanza. Allora tutti qua con me, perché adesso allora ringraziamo. Allora intanto attenzione a non coprirmi i medici. Allora ringraziamo allora il dottor Maurizio Balnier, dirigente medico specialista in medicina dello sport e cardiologia. Il dottor Francesco Savalla, specialista in medicina dello sport. Il dottor Marco Vecchiato, specializzando primo anno, la dottoressa Claudia Favero, specializzanda secondo anno, e la dottoressa Barbara Barra, specializzanda terzo anno. Ho detto tutti? Perfetto. E allora con i mister anche qua venite anche voi con noi. Allora salutiamo, auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo, perché non ci vedremo, e tanti saluti, alla prossima, e statemi bene tutti. Ciao, ciao, alla prossima.